Quindi siamo assolutamente condannati a continuare questo inesorabile declino e questa distruzione dello Stato e tutto quel insieme di protezioni che lo Stato dovrebbe darti se fosse effettivamente sovrano. Il fatto di non essere un paese libero è evidente a chiunque non abbia dei prosciutti sugli occhi. Poi se sei qualcuno che pensa che la sinistra sia il PD, che Draghi sia un santo e che tutto quello che fanno le grandi multinazionali sia a nostro favore, chiaramente puoi avere qualche problema di comprensione, ma per tutti gli altri è assolutamente evidente. Insomma, l'Italia ha avuto anche storicamente una piccola fase di parziale libertà ed era quando dall'altra parte c'era il blocco sovietico, perché fondamentalmente, perlomeno in quel periodo, c'era l'esigenza dei grandi gruppi di potere economico angloamericani di fare in modo che comunque il popolo italiano fosse tutto sommato contento di essere nel blocco occidentale. Quindi in quel periodo c'era stata la possibilità di politiche espansive, di un benessere quindi diffuso, che poi subito dopo è stato negato alla caduta del muro. Non è un caso se a livello temporale, insomma, il muro cade nell'89 e nel 92 arriva Maastricht. Direi che è una coincidenza assolutamente evidente di un percorso storico che ha comunque sempre uno stesso filo conduttore. Insomma, la questione liberista e dell'egemonia del grande capitale non è che è nata oggi, è nata addirittura prima delle due guerre mondiali. Quindi stiamo parlando di un qualcosa che ha segnato fortemente la storia della nostra civiltà, quindi è qualcosa appunto che fa parte di noi. Spiace che probabilmente c'era molta più consapevolezza di certe questioni subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale che oggi. Ad esempio, quando la nostra Costituzione, che ci è stato consentito di scrivere con libertà in quella fase, certamente, perché comunque avevamo partecipato nei fatti alla vittoria angloamericana, perché fondamentalmente una parte del paese, una certa resistenza, aveva poi combattuto, cambiato fazione, combattuto insieme agli alleati, quindi c'era stata consentita una certa libertà nella fase costituente, beh, i costituenti però, per la stesura della parte economica ci ricordavano apertamente che comunque sia la Seconda Guerra Mondiale e quindi l'avvento dei totalitarismi era in realtà una risposta alla povertà causata dal liberismo economico, quindi da quell'accentramento di ricchezze nelle mani di pochi che aveva portato a una grande povertà, da cui poi era nata la reazione completamente antiliberista da parte in particolare della Germania nazista, che poi l'Italia a un certo punto ha cominciato a seguire anche in ambito economico. Quindi questa è la tradizione, questa è la storia che viviamo ancora oggi, siamo ancora strettamente collegati a quei fatti e anche il fatto di ricordare tanti eventi di allora, enfatizzandoli molto e renderli ancora più attuali e più vicini ai tempi moderni, è proprio legato al fatto che essendo collegati dal punto di vista proprio delle dinamiche e di tutti gli aspetti di contorno, si usano ancora certe narrazioni perché sono funzionali alle politiche di oggi. E quindi a determinare il controllo sempre costante sulla popolazione che non ha gli strumenti di conoscenza, di competenza per poter reagire. Non ce l'hanno neanche le persone più istruite se non si sono poste delle domande, perché su queste questioni rimangono totalmente appiattiti su quella che è la narrazione di regime.